adesso andiamo a vedere la rappresentante di Israele, Tamar Katz, che ha ottenuto il 21esimo posto agli europei di Tallinn, è entrata proprio per un soffio nella finale, non era presente a Vancouver, 47-15 il suo miglior risultato ai campionati europei del 2007. Tanto per dare un'idea, ricordiamo che all'Olimpiade di Vancouver Yuna Kim ha ottenuto 78-50 davanti ad Alasada 73-78, Yanni Rochette 71-36, mentre Carolina Kostner finì settima dopo lo short con 63-02. Via col vento, la colonna sonora, ma qui niente da purtroppo fare, il vento non sospinge Tamar Katz. No. Piccola correzione da parte mia, Vancouver 2001, non 2000. 2001, sì. 2001. Va bene, nemmeno il triplo flip, due piedi più uno step out. Dina Bauer. Neanche doppio axel, questo è un programma che è destinato a scendere parecchio. Tre errori in un corto, troppi. Sequenza di spirali, ma non basta per un programma corto. Layback, prima la parte laterale, poi il dietro, la variazione con 8 giri e per la finire Billman. Allora Tamar Katz non andrà certamente a insidiare le prime posizioni, andiamo allora nello studio di Arianna Secondini, dove vedo Silvia Fontana e Valentina Marchei. Benvenute, la considerazione è anche questa, andiamo un attimo sulla danza di questa sera, perché potrebbe davvero regalare una medaglia importantissima, ma come dicevamo in cronaca con Michael Webster, la buona notizia è legata al ritiro di Koklova Novisky, che aprirebbe una porta in più alla formazione azzurra, mentre avverto Arianna Secondini che tra poco verrà in studio anche il fisioterapista di Carolina Kostner, Andrea Benvenuti, che è stato campione europeo degli 800 metri ed è davvero un elemento importante, serio per lo staff azzurro. Grazie, intanto chiedo proprio a Silvia Fontana e Valentina Marchetti di rispondere alla tua domanda. Credo sia importantissimo per la danza conquistare questi tre posti, specie incominciando un altro quadriennio olimpico, quindi per far crescere i giovani che sono subito dietro, che sono coppie fortissime. Michael mi può aiutare con i nomi e con le loro qualifiche, ma credo siano due coppie, ci sono due coppie almeno che aspettano di poter farsi vedere sulla scena senior, quindi è un'ottima notizia per l'Italia. Poi teniamo le dita incrociate, perché comunque, come diceva Michael, confermo da ex atleta, il programma lungo è veramente insidioso proprio per questo, perché c'è un elemento
di fatica proprio alla fine, dove effettivamente se uno non è stato bene può risentire, quindi sì, speriamo che Federica si sia ripresa. Perché anche Federica ieri l'abbiamo vista davvero esausta dopo l'original. Sì. Valentina? Beh, la stagione è stata anche lunga e loro hanno pattinato bene tutta la stagione, per cui credo che sia il fatto di essere esausti in più con il problema di Federica sia un po' anche giustificabile, perché comunque hanno dato il 100% in tutto quello che hanno fatto. Per quanto riguarda invece le coppie, è importante, come dice Silvia, perché dà modo di far vedere che siamo forti anche in questa specialità. A te, Andrea. 44-96 per Tamar Katze, che va in 14ª posizione, dunque al comando resta sempre la canadese Cinzia Paneff con 59-50.